Queste immagini risalgono agli albori della nuova Cina. Siamo a Yumen, nella provincia del Gansu. A quel tempo i cinesi estraevano così il petrolio. La nuova Cina era mossa dalla forte aspirazione di costruire un proprio sistema industriale che fosse autosufficiente. Nel 1953 la Cina cominciò a implementare il primo piano quinquennale. In occasione della sua prima visita nell'Unione Sovietica, il presidente Mao Zedong si recò in visita presso la fabbrica di automobili di Stalin. Mao si rivolse ai membri che lo accompagnavano, dicendo con testuali parole: «Anche noi dobbiamo avere una fabbrica così grande». La prima auto di produzione cinese, con il marchio Dongfeng, nacque nella First Automotive Works di Changchun. Nella mattinata del 21 maggio 1958, una Dongfeng rossa entrò a Zhongnanhai. Dalla macchina scese Mao, con un'espressione radiosa sul volto. Disse contento: «Che bello, ho preso la nostra macchina!» All'epoca veniva inaugurato o portato a compimento, in media ogni giorno, un nuovo progetto. All'inizio del 1950, l'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ricevette l'ordine di marciare verso il Tibet. Mao diede istruzioni alle truppe non solo di marciare, ma anche di costruire una strada. Così 110.000 soldati dell'EPL, insieme ai tecnici e alla popolazione locale, avanzarono verso Lhasa. Per costruire una strada che da Yan'an portasse a Lhasa fino al Tibet, oltre 3.000 soldati sacrificarono la propria vita. Ogni chilometro di strada costò una vita. La loro età media era di soli 23 anni. Nel 1957 Mao visitò nuovamente l'Unione Sovietica. A Mosca incontrò gli studenti cinesi che erano lì per studiare. Disse commosso: «Il mondo è vostro, è anche nostro, ma alla fine sarà vostro. Voi giovani siete pieni di vigore, in età fiorente, come il sole alle 8 o alle 9 del mattino. Le nostre speranze sono riposte su di voi». Il primo piano quinquennale della nuova Cina fu completato nel 1956, con un anno di anticipo.